Per cucinare i nostri anelli ci servono 3 kg di cipolle. Dopo averle pelate, non gettate via le bucce, ci serviranno dopo. Tagliate le cipolle in grandi rondelle. Mettetele per comodità sopra una teglia e copritele di paprika affumicata. Cospargetele poi con un filo d'olio d'oliva. Accendete la carbonella in un barbecue e gettatevi insieme le bucce di cipolla. Affumicheremo gli anelli di cipolla con fumo di cipolla. Toglietele dal fuoco e tritate le cipolle in un frullatore fino ad avere una consistenza uniforme. Ora tagliate la parte verde del porro e tagliatela a striscioline. Metteteli in una teglia ed essiccateli in forno a 100 gradi. Tritate il porro secco in un macina caffè. Dopo setacciatelo. Torneremo al porro più tardi. Ora dovete mischiare sale, 2 litri d'acqua e burro in una grossa pentola. Fate bollire finché non si è sciolto tutto. Girate continuamente. Aggiungete 3 kg di farina e continuate a cuocere questo impasto. Aggiungetevi le cipolle affumicate frullate. Toglietelo dal fuoco. E aggiungete sale e rompeteci dentro le uova. Mescolate bene. Dopo versate l'olio vegetale in una padella calda. Spremete l'impasto di cipolle nell'olio con un sac à poche e formate un anello grande quanto la padella. Quando sono pronti, toglieteli e fateli freddare un poco. Vi consigliamo di servirli con della salsa al formaggio. Per aumentare il gusto, spargete sopra il porro in polvere. Fatto! I nostri mega anelli di cipolla sono pronti!
fiocchi di latte, sale, burro e latte. Questi sono gli ingredienti per preparare dei bastoncini di formaggio. Mettete 7 kg di formaggio in un grande recipiente. Versate 4 litri di latte e mischiate delicatamente. Cuocete finché il formaggio diventa elastico e il siero si separa dal latte. Ora dobbiamo separare il formaggio dal siero. Usate un panno spesso o una garza. Poi mettete tutto in un contenitore. Scaldate e girate. Aggiungete del burro e fate sciogliere bene. Giratelo con molta cura. Aggiungete poi le uova, bicarbonato e il sale. Quando la massa di formaggio ha la giusta consistenza e elasticità, possiamo freddarla in frigo per 2 ore. Poi tagliamo il formaggio in bastoncini e prepariamo la panatura con cui le friggeremo. Per questa stendiamo della farina. Rompiamo delle uova. E versiamo il pan grattato in un'altra ciotola. Intanto scaldiamo l'olio di semi di girasole. Ora ricopri il bastoncino di formaggio con questi ingredienti uno dopo l'altro. E friggete per bene finché non avrete una crosta dorata. Alla fine otterrete un morbido e croccante snack al formaggio. Spezzalo e assaporalo!